Eccoci qui ancora dallo stand 13 della tecnica della scuola, Fiera Didacta Sicilia, Mister Bianco, per una 3 giorni all'insegna di tutto ciò che riguarda il mondo della scuola, dal 20 al 22 ottobre, quindi ci troverete qui sia oggi che domani nello stand appunto della tecnica della scuola, troverete tutte le iniziative naturalmente della nostra testata. E allora si torna a parlare di valutazione, lo abbiamo fatto già nel corso di altri appuntamenti di questa mattina, lo continuiamo a fare con il professor Giovanni Morello, formatore della tecnica della scuola. Buon pomeriggio Giovanni. E lo facciamo con Matilde, che è una studentessa. Ciao Matilde. E allora, direi di partire, Giovanni, proprio da Matilde. Proviamo a capire un po' quelle che sono le sensazioni da parte degli studenti, delle studentesse. Matilde, perché nella vostra esperienza di studenti avete sperimentato diversi metodi, attività di insegnamento, avete vissuto tante situazioni scolastiche, alcune magari vi hanno aiutato di più, più di altre nel percorso di apprendimento e di crescita come persone. E allora quello che vi chiediamo è di dare un feedback, un vostro punto di vista, cosa ha funzionato di più nel vostro percorso scolastico fino ad ora. Se potesse dire a chi segue, guardate sperando che quanto vi diciamo vi possa servire, questo con noi funziona di più e questo invece funziona un po' di meno. Cosa direste ad altri studenti? Allora, ovviamente le lezioni sono sempre diverse, ma penso che quello che ci possa aiutare di più durante magari una lezione che affronta degli argomenti nuovi che non abbiamo mai affrontato, ovviamente schematizzare magari i PowerPoint, che comunque aiutano sempre a darci un'idea più chiara dell'argomento con delle mappe concettuali oppure anche uno schema con delle date, perché alla fine i PowerPoint appunto ci aiutano molto a schematizzare l'argomento e a rendercelo anche molto più semplice. Invece per quanto riguarda la valutazione, prendo un termine dalla sua domanda, ovvero feedback, perché la valutazione è questo, la valutazione è un feedback che si dà sul lavoro che fa uno studente in un determinato momento. È un feedback anche per far capire allo studente se il metodo di studio oppure anche la maniera che sta usando per studiare va bene oppure bisogna cambiare qualcosa. Ma è importante ovviamente ricordare che un voto in questo, perché approfondiamo anche i voti, un voto non va ad identificare l'alunno, perché, ma bensì il lavoro che ha svolto per una determinata occasione. La valutazione però non deve essere solamente un voto, deve essere ovviamente anche un consiglio costruttivo che l'alunno possa usare durante la sua carriera scolastica, che lo possa aiutare a migliorare. Infatti magari oltre a dare dei voti, per noi è molto utile avere dei consigli che ci possano appunto aiutare. Capita molto spesso che durante un tema gli insegnanti ci diano una valutazione completa elencandoci quello che magari durante il nostro lavoro ha funzionato di meno e quello che magari ha funzionato di più. Quindi proprio per questo abbiamo un'idea completa di come poter fare meglio, perché appunto la valutazione serve a questo, per fare sempre meglio. Bene, bene, allora Giovanni, io coinvolgerei te, abbiamo avuto una risposta esauriente da parte di Matilde, molto completa, insomma facciamo i complimenti a Matilde, caspita, perché conosciamo Matilde. È stata molto brava. Allora, cosa possiamo, anche prendendo spunto da quello che ci ha detto Matilde, cosa possiamo dire? Ma intanto abbiamo voluto questo momento di confronto e dare la parola agli studenti, perché una cosa strana della scuola è che gli studenti sono i protagonisti del, come dire, dell'avventura dell'apprendimento, dell'avventura della conoscenza, ma non sempre vengono ascoltati adeguatamente. Il loro punto di vista è determinante, perché ci può far capire cosa funziona di più e cosa magari funziona di meno nel nostro modo di lavorare. Quindi coinvolgerle e capire dalla loro voce ciò che per loro è stato più utile e ciò che magari in qualche caso può averli, non dico danneggiati, ma non aiutati, mi sembra molto importante. Per quanto riguarda quello che già ha detto Matilde, emergono alcuni aspetti.
un'idea di un'esigenza di un feedback completo, cioè a noi il voto non basta, neanche un giudizio, come dire, striminzito, magari scritto lì, serve un feedback più chiaro in cui noi veniamo a sapere cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato nella nostra prova e soprattutto credo di poter interpretare quello che diceva Matilde, cosa dovremmo fare per migliorare successivamente. Quindi il feedback dovrebbe essere arricchito di elementi informativi che consentono all'alunno di sapere dall'indomani cosa deve fare per provare a migliorare. E quindi bisogna intervenire con attività, diciamo, di esercitazioni, recupero, informazione sul metodo di studio, tutte queste cose. Quindi emerge, diciamo, e poi mi pare importante anche quello che diceva sempre la nostra allieva, cioè quello di che il voto non identifica un ragazzo, semmai, o quantomeno la valutazione non si riferisce al ragazzo, ma si riferisce a una prestazione o a dei processi che hanno condotto alla prestazione. Talvolta può succedere che il ragazzo invece percepisca che la valutazione verte sul soggetto, sulla persona, e questo, soprattutto in certe fasce di età, può essere molto penalizzante, può scoraggiare, frustrare o può esaltare inutilmente in modo narcisistico. Quindi conviene invece concentrarsi sul processo, come hai lavorato, sulla prestazione, cosa hai fatto, e dare molti consigli su come migliorare, in modo personalizzato il più possibile. Ci vuole tempo, ma ne vale la pena. Questa è la mia opinione. Direi assolutamente che sia così, ci vuole tempo, ma ne vale la pena. Nel frattempo noi abbiamo cambiato studentessa, ovvero anziché Matilde, adesso abbiamo Giada, ma Matilde tornerà dopo, e allora a questo punto chiederei anche a Giada la stessa cosa che abbiamo chiesto a Matilde, ovvero cosa ha funzionato di più nel vostro percorso scolastico fino ad ora, e se poteste dare dei consigli a chi segue, ecco, cosa direste a delle studentesse o degli studenti che magari vi stanno guardando adesso. Una cosa che direi è: non preoccupatevi troppo dei voti che prendete, perché non sono quei voti che fanno la vostra persona. Perché voi in quel momento stanno giudicando di voi solamente il lavoro che avete svolto in quel momento e come l'avete svolto. Voi non siete quelle persone, perché conosco molte persone che soffrono di ansia, hanno iniziato ad avere attacchi di panico, iniziano a prendere pillole calmanti per i voti e per la paura di avere il compito di quella materia dove sanno che vanno male, dove non ricevono aiuto dal proprio professore nel migliorare, anzi l'unica cosa che gli viene detta è cambia metodo di studio, vuol dire che non è il metodo giusto, però nessuno li indirizza in quel metodo di studio magari che potrebbe aiutare il ragazzo. Noi gli danno il compito e fanno vedere questi qua sono gli errori che avete fatto. Non si fermano sul ragazzo e gli evidenziano gli errori che loro hanno fatto e gli fanno capire come migliorarli. Quindi si dovrebbe migliorare su questo, anche per migliorare un ragazzo emotivamente e dire no, c'è il compito, mi sento male, ma quel ragazzo dire vediamo se stavolta mi va meglio, ho cambiato, ho seguito l'aiuto del prof, il prof mi ha aiutato, stavolta mi sento più pronto, e non avere paura, perché molti ragazzi così si svogliano anche di andare a scuola e non ne vogliono più sapere. La prima cosa è il voto che un ragazzo lo demotiva per questo. Allora Giovanni, anche questa risposta è molto interessante, no? Il fatto dell'ansia anche da parte del ragazzo. Sì, allora la dimensione emotiva dovrebbe essere presa più in considerazione nel mondo scolastico. L'essere umano è fatto di aspetti cognitivi, la sua mente è strutturata in aspetto cognitivo, dimensione volitiva e dimensione emotiva. La scuola dovrebbe stare molto più attenta a questo aspetto qua, lo si fa molto nella scuola primaria, però già dalla scuola secondaria di primo grado può essere che ci sia una minore attenzione, il che significa che le ricadute sulla dimensione emotiva per quanto riguarda un percorso scolastico nella vita di uno studente possono essere anche molto delicate. Talvolta non ci si rende conto che la mente umana è un ecosistema molto fragile, molto delicato. E i ragazzi di oggi, fra l'altro, hanno una fragilità psicologica molto accentuata, dettata da tanti fattori di tipo sociali, di tipo culturali soprattutto. Il Covid forse anche peggiorato. Il Covid ha peggiorato, facendo impennare le richieste di aiuto
psicologico da parte dei ragazzi e delle famiglie. Per cui io dico sempre, ogni cosa che facciamo lascia un'impronta ecologica anche nella mente dei ragazzi e nell'ecologia della classe. Cioè ciò che l'insegnante fa nel bene e nel male lascia un segno, non a caso si chiama insegnante. E quindi il segno che bisogna lasciare deve essere molto attento a, come dire, all'impatto sull'emotività anche del ragazzo. Io non nascondo che conosco tante situazioni di ragazzi che hanno smesso di studiare in modo serio perché hanno acquisito un tale livello di frustrazione o di pessimismo nei confronti delle loro capacità che hanno tirato il remo in barca e non ci provano neanche più. Gli insegnanti magari cercano di aiutarli, ma ormai è un po' tardi perché si sono convinti con il famoso non ci riesco, non ce la faccio, che non sono portati per quella disciplina, eccetera. Quindi la valutazione e il tipo di lezione possono aiutare moltissimo. Giada diceva una cosa sul metodo di studio, secondo me è fondamentale che l'insegnante dia dritte ricche di contenuti, di strategie sul metodo di studio ai ragazzi, perché non è vero che i ragazzi hanno un loro metodo di studio, hanno delle strategie che normalmente sono quelle poche sulle quali si sono esercitati negli anni, non le mollano perché sono abituati a quelle strategie e invece avrebbero bisogno di essere esposti a un numero molto più ampio di strategie e possibilmente aiutati ad applicarle in base al tipo di compito con cui si confrontano. Ecco, questo lavoro metodologico secondo me è fondamentale e aiuterebbe tanti ragazzi, soprattutto se agganciato con la valutazione, per cui valutiamo la prestazione, valutiamo in tutti i modi che vogliamo quello che l'alunno ha fatto, però poi mettiamolo in condizione di migliorare dandogli strategie che possono funzionare, possibilmente con un accompagnamento, cioè aiutiamolo a mettere in pratica queste cose. Un altro problema, fra l'altro, è il transfer di apprendimenti. Il ragazzo impara qualcosa in un ambito, in una disciplina, in un aspetto di una disciplina, una strategia per esempio, ma non è detto che sappia trasferire questa capacità strategica in altre discipline o in altri aspetti della stessa disciplina. Quindi bisogna aiutarli anche al transfer di apprendimenti, cioè quello che hai imparato lì puoi farlo anche lì, puoi farlo anche in quell'altro settore, in quell'altro aspetto. Cambia il setting cognitivo, ma non cambia la strategia. Bene, bene. Allora io direi invece di passare alla seconda domanda. Nel frattempo è tornata Matilde e cambia nuovamente tra Matilde e Giada. Allora Matilde, passiamo invece dalla valutazione alla lezione, perché ti chiedo che rapporto vedete fra tipo di lezione e apprendimento in base alla vostra esperienza. Quale tipo di lezione vi sembra vi aiuti di più nel vostro lavoro di comprensione e di apprendimento? Come dicevo prima, sicuramente un tipo di lezione che a noi studenti piace particolarmente e anche ci sprona a studiare, penso sia appunto la lezione fatta con i PowerPoint, usando appunto come ausilio di un PowerPoint, magari proiettato alla classe e qualora non se ne avesse la possibilità, magari condividerlo su qualche piattaforma che comunque ormai dopo questo periodo di Covid è abbastanza a portata di tutti. Se non un altro metodo della lezione che in realtà mi ha sempre affascinata è quello di far provare la lezione agli alunni, ovvero di far insegnare agli alunni come se fossero professori, perché magari non si percepisce a volte che in realtà gli alunni possono insegnare tanto, magari quelle cose che non si sono mai considerate importanti in realtà per qualcuno, magari per noi, lo sono davvero e possiamo cercare di insegnarlo noi a quelli che sono più grandi di noi e che generalmente vengono considerati con anche più competenze, che sicuramente hanno, ma anche noi abbiamo qualcosa di condividere al mondo. Bene, bene, allora torno da te Giovanni, anche su questo. È interessante, quello che dice Matilde è interessante, perché intanto emerge il discorso dell'alunno, perché non metterlo in condizione di trasmettere informazioni ai suoi compagni. Una cosa è ripetere all'insegnante, una cosa è spiegare ai compagni. C'è un valore aggiunto molto più grande nello spiegare ai compagni in termini di funzioni cognitive coinvolte di quanto non ce ne sia paradossalmente nella ripetizione più o meno meccanica o anche non meccanica all'insegnante.
Quindi l'idea che l'alunno spieghi alla classe è sempre stata vincente, quindi è importante che ce lo dicano però gli alunni. Noi ci pensiamo, cerchiamo di adeguarci a questa idea, però detto da loro ha un altro peso, e questo è il punto, è il motivo per cui stiamo facendo parlare loro. Sì. E poi la questione del, per esempio, l'importanza delle mappe concettuali anche in fase di spiegazione emergeva da quello che diceva Matilde, perché la mappa concettuale ti aiuta a seguire il discorso, in effetti. Può essere un PowerPoint, può essere in un modo diverso, però ti aiuta a seguire la trama del discorso, e il carico cognitivo nei confronti della mente di chi ascolta è molto minore, e quindi è facilitato anche a prendere appunti, è facilitato ad ascoltare. Ecco, questa è la sollecitazione che mi pare emerga da quello che dice Matilde. Perfetto, allora chiediamo la stessa cosa anche a Giada, che nel frattempo è ritornata, la stessa domanda tra Matilde e Giada, si alternano. Allora, stessa domanda per te, Giada, che rapporto vedete tra tipo di lezione e apprendimento in base alla vostra esperienza, e quale tipo di lezione vi sembra vi aiuti di più nel vostro lavoro di comprensione e di apprendimento? Allora, la lezione che non mi ha aiutato per niente, a mio parere, è stata quella la... il professore spiega senza fermarsi, senza controllare che tutti quanti stiano attenti, una spiegazione dove lui parla ed è sicuro che tutti quanti lo stanno ascoltando. La lezione invece che mi ha aiutato molto è la lezione con PowerPoint portati già dai professori esposti alla LIM, una lezione seguita dove il professore controlla che gli alunni stiano seguendo, dove fanno prendere appunti, è una lezione fatta da mappe concettuali, o anche stesse lezioni dove il professore spiega e nel mentre fa delle domande che poi userà l'interrogazione di cui lui già dà la stessa risposta, così il ragazzo deve per forza stare attento per ascoltare quelle domande e sentirsi pure la risposta, si può all'interrogazione da andare bene e rispondere a quelle domande già con una risposta efficace e veloce. Questi qua sono per me dei metodi come una rielaborazione, che un ragazzo magari una lezione viene studiata, una rielaborazione aiuta molto, come anche una mappa concettuale con parole chiavi, perché molti professori, come dicevo prima sui metodi di studio, non te li spiegano i metodi di studio, e magari un ragazzo scambia una rielaborazione per un riassunto, invece è una tutt'altra cosa, una rielaborazione è riprendere quel testo però con le tue parole e semplificartelo per come viene meglio a te. Stessa cosa una mappa concettuale, dove un ragazzo, la mappa concettuale puoi mettere 2-3 parole al massimo con parole chiavi che tu ti evidenzi, mentre un ragazzo di solito una mappa concettuale la fa con tante parole, ti porta paragrafi interi, e queste mappe concettuali non vanno bene, però ovviamente non vengono spiegate, quindi non sono più metodi di studio efficaci. Bene, Giovanni, mi sembra che anche Giada abbia un'idea abbastanza chiara, no? Su questo. Molto voglio chiaro. Dire, sa già grande bene Giada. Cosa si dovrebbe fare secondo lei, e poi magari in questo vi danno anche un aiuto con gli insegnanti, no? E appunto è questo il punto, che ci danno un aiuto proprio dicendole queste cose. E, quello che dice Giada ci riporta a un discorso, per esempio l'importanza di una rielaborazione scritta. È una forma di parafrasi che però consente, quando l'alunno non è sicuro di aver capito fino in fondo un testo, o magari è sicuro però non vuole, come dire, vuole mettersi al sicuro e vuole cercare di essere, come dire, più consapevole del livello di comprensione, fare una parafrasi del testo, una parafrasi scritta, lo costringe a essere consapevole se ha capito fino in fondo, perché è come se spiegasse a se stesso il testo con parole sue. Se riesce a spiegarselo rendendosi convinta di quello che sta spiegando, allora vuol dire che l'ha capito. Se deve usare le stesse parole del libro, allora probabilmente c'è qualcosa che non si è capito. Questo è importante, perché molto spesso si pensa alla comprensione come un meccanismo on-off, ho capito o non ho capito. Normalmente la comprensione non funziona come un interruttore, funziona più semmai come quelle, diciamo, lampade che si accendono a, come dire, con scorrimento su una canaletta, per cui gradualmente, quindi si è capito ma fino a un certo punto normalmente, quindi non è mai, non succede che il ragazzo non capisce totalmente nulla oppure che ha capito tutto. La rielaborazione lo costringe in un certo senso a rendersi conto se c'è qualcosa che in effetti non ha capito. Poi per quanto riguarda le mappe concettuali, hanno una funzione ovviamente molto importante, che è di come dire, costruire una visione d'insieme dell'argomento. Un ragazzo può a volte avere una comprensione locale del testo, ha capito questo, ha capito questo, ha capito questo, però quando magari gli si chiede di dare una, come dire, una rappresentazione più ampia, più organica, articolata, potrebbe avere delle difficoltà. La mappa concettuale lo aiuta da questo punto di vista.
Bene, allora invece adesso proviamo a fare un'altra cosa, una domanda da parte del professore agli studenti. Così vediamo allora, anche qual è il rapporto. Esatto. Allora chiedo a Giada questo, cioè. Allora Giada, sulla questione emotiva come siamo messi? Perché è un punto che per me è molto importante, poco fa l'ho detto. Però ecco, il mio timore è che nella scuola debba aumentare il livello di, come dire, consapevolezza da parte di chi insegna dell'impatto emotivo che ha ciò che propone, nel modo in cui lo propone, e quindi stare più attenti a certi equilibri in un certo senso. Però mi interessa il tuo punto di vista, quindi che tipo di emozioni positive o negative magari possono ingenerarsi in un percorso formativo, magari per qualche piccolo errore oppure per qualcosa che ha funzionato. Può parlare sia per te che magari per altri di cui hai sentito. Sì, sì. Io mi reputo una persona molto emotiva, specialmente quando si parla di scuola, infatti ne ho sofferto molto. Come dire, l'emotività gioca brutti scherzi, specialmente quando viene evidenziato, appunto, come ho detto prima, quell'errore che magari non vi è, un ragazzo non riesce a superare con l'aiuto di un professore. Non trovo le parole, perché è un argomento che tocca molti, un po' particolare, che molto, tocca molti di noi ragazzi, perché l'ansia, la paura, io sono del parere che quell'errore, se quell'errore viene aiutato a essere superato da un professore nel modo adeguato, quell'errore diventa un punto di forza, perché dagli errori si impara alla fine, in un modo o nell'altro si impara sempre. Pensi di aver avuto dei professori che ti hanno aiutato in questo? Qualcuno sì, qualcun altro no? Allora, senza fare nomi, no. No, per favore. Sì, come professori mi hanno aiutato a superare questa cosa, ne ho avuti. Infatti sono riuscita, adesso sto iniziando a sbloccarmi da quella là che era la mia ansia pure di parlare, perché io ero arrivata al punto, a me questa cosa l'ha causata la DAD, il lockdown. Mi ero abituata a ripetere davanti un computer dove le persone non le vedevo di presenza, era tutto diverso. Torno in classe, non so più ripetere. Arrivo solo a lezione perché l'ho studiata, la ripeto ai miei compagni, la so ripetere. La dico al professore, inizio a balbettare, non riesco a parlare, non riesco. Non sarei riuscita, se c'era la vecchia me, neanche a fare questo discorso oggi. Sono arrivata invece adesso al punto di riuscire a parlare con una consapevolezza che io le cose che ho studiato le so e non devo avere paura di esporre, anzi devo pensare che le persone con cui io sto parlando, ho usato questa filosofia oramai, le persone con cui io parlo non sono persone che ne sanno più di me, ma sono persone che anzi non ne sanno niente di quello là che io sto per dire e che magari se mi interrompono per dire qualche altra cosa, come dire, è perché sanno quella qualcosina in più, ma loro in realtà non sanno quello che io sto dicendo, come dei bambini piccoli a cui la maestra apre un mondo e non sanno niente. Io grazie a questa strategia che ho usato e che sto ancora usando, sto riuscendo a superare questa paura di parlare davanti alle persone. Beh, questo mi sembra, Giovanni, un buon punto di partenza, no? Perché già lo ammette, insomma, la DAD ha creato dei problemi, Covid, poi chiaramente dipende anche dalle varietà in cui è arrivato questo virus, e forse l'età di Giada era un po' particolare in quel momento, quindi certo, magari ha subito un po' di più, come altri ragazzi sicuramente, altri studenti, però vediamo che c'è questa capacità in lei di reagire, no? Magari non è in tutti, o magari con qualcuno, ognuno con i suoi tempi, ecco. Lei per fortuna sta riuscendo, altri probabilmente hanno ancora qualche difficoltà. Certo. Io conosco Giada, quindi ho visto l'evoluzione anche sua, ma mi impressiona sentirla parlare, così come Matilde, perché si nota questa consapevolezza profonda, nello stesso tempo anche umile, delle proprie difficoltà, ma anche con una determinazione ferrea a cercare di andare avanti, non mollare. Questa è una cosa fondamentale, per cui mi fa ancora una volta pensare a quanto delicato sia questo ecosistema del cuore e della mente dei ragazzi, e con quanta attenzione dobbiamo muoverci.
Il che non significa semplificare le cose, non significa eliminare i problemi. I problemi, come dire, le difficoltà ci vogliono, perché sennò non si cresce. Però ci sono alcune difficoltà che si potrebbero, ecco, eliminare tutto sommato senza alcun problema, anzi aiuterebbero tanti ragazzi a esprimersi al massimo del loro potenziale. Quello che Giada sta facendo è esprimere, a mio parere, veramente sempre meglio il proprio potenziale, che poi è l'obiettivo della scuola, aiutare ciascuno a tirar fuori ciò che è in potenza, ciò che può esprimere. E ci vuole un sistema che l'aiuti a tirar fuori questa cosa. Quindi noi siamo lì per questo. Allora, facciamo l'ultima domanda, Giovanni, la faccio fare sempre a te. Sì, io volevo aggiungere un'altra cosa. Sì. C'è una strategia didattica che si chiama Social Emotional Learning, che è una sorta di piano, in realtà, un piano di insegnamento, che mira proprio a usare le discipline per aiutare gli alunni nello stesso tempo a maturare competenze emotive. Quindi io ti insegno le cose facendo grammatica, facendo scienze, facendo educazione fisica, però mentre ti insegno questo ti trasmetto anche elementi utili per imparare sempre di più nel tempo a riconoscere le emozioni che provi o che provano gli altri, a comprendere le emozioni che provi, cioè perché le provi, quali sono gli elementi che te le fanno scattare, e soprattutto poi a gestire ed esprimere le emozioni. Ecco, un percorso che mi sembra molto importante, sennò c'è il rischio che i ragazzi escano fuori, nel migliore dei casi, cognitivamente magari preparati, però impreparati ad affrontare la vita sul piano emotivo. Ed è un peccato. E le discipline, col loro valore formativo, si prestano benissimo tutte, compreso la matematica tanto bistrattata, da questo punto di vista, si prestano tutte a dare informazioni e formazione importante da questo punto di vista. Bene, allora sul metodo di studio vogliamo chiudere con Giada, con un'ultima considerazione. Giada, vuoi dire tu qualcosa sul metodo? Prima di dire qualcosa sul metodo, sì. Io ci tenevo a dire una cosa. Sì. A tutte le persone che vedranno questa diretta, questo video, non so cosa. Sì. Invito tutti i professori, maestri, qualunque cosa siano, a non abbandonare i ragazzi che magari vedono che hanno difficoltà con l'ansia nell'esporre, oppure in un compito e si fanno prendere dal panico e poi invece dal posto alzano sempre la mano e le cose le sanno. Io invito quei ragazzi a non dirgli: ah, io alla mia età queste storie non le facevo, ai miei tempi queste cose non esistevano. Io invito quei docenti ad andare accanto a quei ragazzi e dirgli: cos'è che ti blocca? Qual è il problema? Dimmelo, che ti aiuto a superarlo. Non... Invito a non lasciarli lì da soli nelle loro ansie e nelle loro paure. Aiutateli questi ragazzi, perché io ce l'ho avuta la fortuna che i miei professori mi hanno aiutato quando se ne sono resi conto. Ma ci sono molti ragazzi, molte persone che conosco, che questo aiuto non lo ricevono, anzi dai professori gli viene detto: siete esagerati, non è così, quei ragazzi hanno bisogno di aiuto, aiutateli. Perché devono superare questa cosa tutti, in un modo o in un altro, ognuno con il proprio metodo e la propria strategia, ma ce la devono fare. E allora Giovanni, chiudiamo con un commento. Chiuderei con queste parole. Io non farei un commento. Sì. Io, se possibile, non, come dire, eviterei il commento. Perché secondo me si commentano perfettamente. Sì, da sole, certo. Quindi non posso fare altro che ringraziare.